Sono modenese. Oh, attenzione, attenzione. Attenzione, ecco, primo piccone è andato. Perfetto, andiamo dal secondo. Comunque faccio più livelli a prendere carbone che uccidere mob. Lasciamo stare. In questi giorni, raga, magari non mi vedrete sveglissimo. Vabbè, forse no, sveglio magari sì, perché a me piace registrare. Però magari non mi vedrete, cioè vedrete che registrerò quando c'è buio, perché dato che si stanno avvicinando le vacanze, certe volte mio padre ha bisogno di qualcuno a lavorare anche tipo il pomeriggio, e quindi lavoro anche di pomeriggio. Però vabbè, non tutte le volte. Oggi ad esempio ci sono dovuto andare anche di pomeriggio, però fa niente, intanto siamo carichi come prima, se non di più. E dai, amo, il secondo piccone è andato e non siamo manco a 12 blocchi. Perfetto, Dark, ci arriveremo a questi 12 blocchi. Attenzione, sento della lava, quindi magari ci stiamo avvicinando anche a delle caverne, però non so sinceramente se entrarci. Oh, vabbè. Ormai ci siamo dentro, quindi perché no, perché non esplorarla finché ci siamo? Anche perché fate conto che se solo mi butto da qua facciamo un bel po' di cose. Allora, le coordinate, dato che le ho registrate, quando riguarderò il video magari saprò anche come tornare indietro. Facciamo una cosa, facciamoci una piccola base qua, e direi di farci così. Abbiamo il nostro piccolo accampamento. Qua non so perché mi lagga. Raga, mi lagga Minecraft sul computer. C'è criceto a spingere dietro all'alimentatore. Sicuramente, perché boh, come fa a non tenermi Minecraft? Ok, raga, sembra essere ripartito. Non so cosa ho spinto. Ho guardato qualche impostazione. Adesso sì, sembra proprio essere ripartito alla grande. Perfetto. Dato dall'altro ferro, prendiamolo intanto, dato che non ne ho dietro con me, quindi sì, potrebbe servirci. Oh, adesso sì che si gioca bene. Oh, guarda, guardate che bello. Oh, sono contento, perfetto. Allora, quindi scusatemi se finora avete visto la gara un pochino. Non dovrebbe più succedere. Andiamo subito a cuocere il ferro, che ci servirà quasi sicuramente. Ma soprattutto cominciamo a fare delle porte, perché mi stavo già scordava. Le porte, raga, avete preferenze? Io, se non vi dispiace, uso quello di betulla qua. Ok, già messo male. No, forse sì. Chiudiamo qui. Possono entrare solo i ragni, ma non penso che i ragni mi possano dare molto fastidio, almeno per ora. Cominciamo a metterci delle torce. Mettiamole qua le torce, così viene un po' più swag la cosa. Poi swag, perché swag, però non lo so. Ok, questa qua è tipo la nostra base. Magari in seguito lo ottimizzerò un pochettino, che dite? Magari sì, ci sta. Mettiamo anche qualche scala, giusto perché, per tirarle via, perché non so cosa farmene ora. Oh, guardate mo che bello. Stiamo già trasformando in una bella casetta accogliente, ma non è quello che dobbiamo fare oggi. Non dobbiamo pensare a questa cosa qua dell'accoglienza. Madonna, se qua a spaccarmi. Madonna mia, muori. Ma la porta mi stava già scassando. Ma pensa a te. Allora, più che altro mi servirà una pozza d'acqua infinita, dato che penso rimarrò qui abbastanza lungo. Quindi cominciamo a scavare qualcosa. E direi di farci, ok, uno stacco così solo per la cobblestone che troveremo. Una per questo materiale che ha andesite, e una per il granito. Ok, perfetto. Poi anche la diorite. Ok. Sai che ci serve un'altra cassa, però vabbè. E una anche per il carbone. Facciamo sì, una per il carbone. Teniamocene magari metà per le torri. Il cibo, siamo bene? Sì, bene con il cibo. Cosa davvero importante. E poi facciamoci un'altra fila di casse per la roba che non ci serve a nulla, che ce n'abbiamo molta. Bam, bam, bam. Quattro picconi, perfetto, ole. Tutto quello che potremmo desiderare. Ok, sì, per ora diciamo che non è che mi serva moltissima roba. Più che altro devo stare attento a non riempirmi l'inventario di cavolate, perché dopo devo sempre ritornare indietro alla base. Intanto qui abbiamo dei lapislazzuli che prendiamo subitissimo, che ci servono per i livelli. Perfetto. Una cosa che ho imparato, diciamo, giocando a Minecraft, è che quando trovate un minerale voi dovete provare a scavare da qualche direzione, tipo in su, in giù, da tutti i lati, perché molto probabilmente troverete un altro tipo di materiale, chissà quale. Di solito se è diamante siete anche contenti, lo so già, quindi magari poi non ci trovate niente come in questo caso, ma tanto vale la pena rischiare. Scusate, ma ho sentito della lava. Sì, quindi la porta lì potevamo anche evitare di metterla, però vabbè. Ah, usciamo da qua, che ho visto che c'è qualcosa. Allora, c'è dell'oro, vedo subito. Ok, è pieno di roba qua. L'unica cosa che mi servirebbe adesso è una scala per scendere. La facciamo subito. Ok, piano piano si scende. Oppala! Dai, aspettate, torniamo su. Ok. Ma qui abbiamo della lava. Lapislazzuli, madonna, che è pieno di lapislazzuli. Allora, intanto togliamo la lava dalle balle, a vedere se troviamo qualcosa di carino. Però non penso. Faccio un attimo un giro veloce di perlustrazione, a vedere se troviamo già dei diamanti così. Però è difficile trovarli, infatti è un po' incasinata la cosa. Che palle! O al massimo facciamo la vecchia maniera, la più semplice, che è quella di
scavare finché non si trovano, giustamente. Tanto abbiamo degli altri tipi di funghi, perfetto, che ci serviranno per fare la zuppa. Qua è pieno di ferro, che sì, mi serve, però non è che abbia tantissima voglia di prenderlo in questo momento. Sono già 20 minuti di registrazione e non ho trovato ancora un diamante. Perfetto, Dark, ma se ci diamo da fare. Allora, dato che qui abbiamo una scala dove siamo scesi, qui a che livello siamo? Siamo a livello 11, perfetto. Ora, dato che siamo qui, facciamoci da quale galleria, no? Voi cosa ne dite? Secondo me viene una cosa abbastanza fica. Cioè, no, una cosa abbastanza fica perché... Vabbè, noi scaviamo da qua, avete capito? Allora, io direi di cominciare a fare la prima galleria. Vai mo, Dark, vai mo. Adesso farò una cosa, velocizzerò il video provando, adesso vediamo quanto vi allunga la scavata, però cercherò di velocizzarlo a vedere quanto ci metto da qua a tirare dritto per trovare un diamante, così capirete anche voi la mia sofferenza. Three weeks later. Ok, raga, eccoci qui, guardate subito cosa ha trovato Dark. Dopo neanche tanto tempo, dopo solo 26 minuti di registrazione, diamanti, eccoli qua. Ah, diamanti, sì, ok. Perché aspettiamo prima di parlare al plurale, che sono 4 per ora. Guardiamo subito bene, andiamoli ad analizzare, a vedere quanti sono. Quindi per ora sono 4. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attenzione. 5, 6, 7. No, aspettate. Ok, 1, 2. No, perché non ci credo ancora. Sono 8 diamanti, perfetto. Siamo ad 8 diamanti. E se avessi il piccone con fortuna, potrebbero essere benissimo più di 16. Perché ho pensato una cosa, no? Perché invece di prenderli, no? Li segno solo in questo modo. Qui li marchiamo. Tanto alla fine la riga è solo una. E poi quando prendo. E poi dopo torno indietro, prendo piccone di diamante. Magari nel prossimo episodio, quando ho, diciamo, un po' più tempo per stare off camera, no? Perché magari in questo qui so già che verrà lungo anche senza fare, diciamo, tutte queste cose. E intanto 8 diamanti ce li abbiamo, raga, quindi iniziamo già benissimo. Cioè, qui iniziamo benissimo. È poi passata quasi mezz'ora, quindi benissimissimo, magari no, però continuiamo alla ricerca di diamanti perduti. Ok, c'è una caverna qua, o penso, dovrebbe essere una caverna. Adesso prendo un attimo qua il carbone, guardo se c'è dell'altro materiale in fondo, ma non penso che... Andiamo a vedere un'altra caverna. Cosa facciamo? Sì, gli diamo solo un occhio veloce. Magari non prenderò tutto quello che c'è all'interno, perché a parte che sono qui solo per i diamanti, poi magari lo farò off camera, perché raga, davvero, sono già a mezz'ora di registrazione e ne ho trovati 8 di diamanti, che non è che sono tanti, per l'amor del cielo, però confronto alla stack che ci serve non è che sono tantissimi, diciamo. Oddio, raga, no, non ci credo. Abbiamo trovato la caverna non so come si chiamano, io ho sempre chiamati indiani, dei indigeni, non lo so, non ci credo. Qua forse ci riusciamo a prendere abbastanza diamanti. Io non so perché ogni volta che ci giocavo, una volta li trovavo sempre. Aspettate allora che appoggio tutto quanto. Ora sarà un'impresa tornare magari indietro nella retta via, magari ritrovare la retta via. Quindi prendiamoci un po' di carbone, quello che ci potrebbe servire, insomma. Mettiamo magari via quello che non ci servirà quasi a nulla. Ok, perfetto. Ok, andiamo così, perfetti, sì, siamo perfetti. Non ci posso credere, raga, cioè, è incredibile. Magari sì, la spada teniamocela come nuova, perché penso che ci potrebbe servire. Dato che io gioco a modalità difficile, non ve l'ho mai fatto vedere forse, però io gioco a modalità difficile. Ci sono anche le rail che non prenderò adesso, se devo essere sincero, ma magari dopo. Qui, magari le ragnatele, non so, le prendiamo. Poi sono cordicelle, però. Allora. Oh, attenzione, primo kart, e non c'è il diamante. Però vabbè, fa niente. Semi d'anguria. L'anguria noi non ce l'avevamo prima d'ora. Quindi perfetto. Qua intanto cos'è? Ok, non c'è niente. Abbiamo già finito. Ok, fa niente, Dark. Ti prego, dal diamante. Ma ce n'era un botto una volta quando ci andavo io. Io trovavo solo dei diamanti. Cioè, ero un matto. Ok, qua intanto abbiamo l'altro secchio tanto desiderato. La caverna si estende anche in altezza. Oh, questo qua non me l'aspettavo mica, però. Oh, cazzerola. E mo non torneremo più a casa. Questo lo sai, vero, Dark? Vabbè, bisogna rischiare nella propria vita, non si può. Diamante! È lì dal creeper! Ah, lo custodivi, bastardo, eh. Ma io come cazzo faccio? Perché io lo puoi tornare in seguito
con il piccone con fortuna. Ma io come faccio? Vaffanculo, sciopa. Amore, merdina. Oddio, la gata. Perfetto, però. Sapete cosa facciamo? Ci salviamo le coordinate. Se no, raga, se solo uno, non so. Però è quell'uno che potrebbe trasformarsi in tre pezzi di diamanti. Ricordatevelo sempre, quindi. Magari, sì, dai, facciamo una cosa. Salviamoci le coordinate. Allora, coordinate, salvate. Per diamante. Ok, perfetto. E intanto fate conto, magari, che sono due. Siamo già a 16 diamanti. E poi in più o meno, raga, sappiatelo. Cioè, non è per forza così. Siamo un più o meno a 18 diamanti. Che sto facendo un calcolo al più o meno. Sì, proprio al più o meno. Speriamo di azzeccarci poi. Perché sapete com'è? Magari uno ti butta fuori 3 diamanti, l'altro nessuno. E quindi sì, bene o male ci si dovrebbe azzeccare. Più che altro dovremmo stare attenti a non finire il legno, perché non è che ce ne rimanga poi tantissimo. Se devo essere sincero, l'abbiamo sprecato tantissimo a fare quelle cavolo di chest, madosca. Allora, per le torce dovremmo essere un po' a posto per un po'. Qua intanto avanziamo a vedere cosa troviamo. Sento della lava, quindi ci sarà un'altra caverna. Oh mio Dio, raga, allora sì, ne abbiamo trovati pochissimi di diamanti finora, però vabbè. Allora, intanto qua avanziamo. Allora, direi di dare una piccola controllatina qua a vedere di trovare qualcosa. Ok, non è che ci sia tantissimo. Poco, niente, anzi che poco, niente. Sì, di minerali devo dire la verità ce ne sono, però non tantissimi, cioè non quelli che mi servono. Un pipistrello. Tu di solito la leggenda narra che i pipistrelli ti portino dei creeper. Ok, pensavo dei diamanti. Va bene, bastardo infame. Avanziamo piano piano cercando il diamante tanto desiderato. Là in fondo prosegue. Ok. Oh, madosca, mi hai fatto paura. Ma questi pipistrelli sono stronzi. Non era mica così una volta. Andiamo di qua, anche se dubito davvero fortemente ci siano dei diamanti, però. Attenzione, raga, dobbiamo festeggiare 40 minuti di registrazione, incredibile. E siamo neanche a 30 diamanti, per farvi capire. Questo ed altro per voi. Poi se raggiungeremo i 1000 mi piace soffrirò il triplo, perché tutti gli sforzi che avrò fatto saranno stati vani. Poi no, vani no, perché avremo trovato altre migliaia di cose. Magari sì, quando avrò il più o meno stack di diamanti chiudo la registrazione. Perché se non voglio buttarli tutti, magari se poi ne troverò qualcun altro in seguito. Ad esempio qui. Una persona normale ci troverebbe 10.000 diamanti, però io non ne trovo nessuno. Tutto qui sento dei zombie, magari stiamo attenti. Anzi, facciamo una cosa ancora più bella. Oh, così siamo sicuri di non caderci dentro. Ole. Continuiamo a costruire. Madonna, sembra un dungeon, è troppo figa sta roba. Che poi in teoria è un dungeon. Magari andar bene ci troviamo pure uno spawn di zombie, che vedo che qua ce ne sono di zombie, Ma perché io se scavo qui vicino a redstone, no? Non è che trovo dei diamanti. No, trovo della lava, ok. Fa niente, scusa per averlo pensato. Allora, intanto qui c'è un altro carrello, è un creeper. Un creeper che magari difende altri diamanti, chi lo sa. Adesso andiamo a vedere. Perfetto! Vabbè, un piccone, dai, un piccone potrebbe servirci. Ma resto neanche a morire. Incredibile, solo io mi riesco a beccare le miniere più sfigate del mondo. Però lasciamo perdere, va. Allora, intanto qui... mi sono buttato io, niente, fail. Ok, allora andiamo a vedere, lapislazzo, li ho visti. Qua intanto cosa abbiamo? È bello sto posto, figo. Allora, intanto qui ci sono degli altri carrelli che non abbiamo esplorato. Ci andiamo subito dopo. Perfetto, altri diamanti. Che sono? 3 bastano, ti prego, dimmi di no. E l'ha intanto un altro minecart. Prima andiamo dal minecart. Deciso così. Attenzione, è quello di prima. Mannaggia le... Ma aspetta, metti le torce, Dark, così capisci di esserci già stato. Vediamo quanti diamanti sono, c'ho paura. Io li moltiplicherò tutti quanti per 2, raga, per lo stesso motivo. Anzi, prima facciamo una cosa ancora più bella. F3, F2. Perfetto, screenshot delle coordinate, così non ce le scordiamo. E i diamanti in questione sono 1, 2, 3, 4. 24 diamanti in teoria minimo. Ma seriamente, non siamo neanche a metà comunque. Cioè, dopo tutto questo fatica non siamo ancora a metà. 48 minuti, raga. Spero la videocamera mi riesca a tenere un pochino. Allora, ok, guardate, qui in teoria ci potresti trovare 10 milioni di diamanti. Dark, quanti ne trovi invece? 0. Ok. Attenzione, spawn. Oh, di zombie. Non mi serve quasi nulla. Attenzione, pipistrelli. Ok, attenzione, entriamo. Prima di tutto entriamo. Assicuriamoci che non entri nessun creeper. Ok, spawn di zombie. Cosa troviamo? Grano, pane mi serve. Perdere d'oro, disco musicale e nessun diamante. Targhetta però, targhetta no, targhetta ce la pigliamo. Anguria magari mi serve. Mettiamo insieme i 2 picconi che vedo che si stanno scaricando. Scaricando, perché ci hanno, vabbè, ok.
pane, prendiamo. E intanto qui altro spawner, quindi coordinate anche per lo spawner, perfetto. Oggi sono solo coordinate per voi. Ok raga, allora guardate qui, ci stanno spawnando zombie a manetta. Quindi secondo me molto probabilmente ci sarà uno spawn, ma attenzione, altri diamanti. Li ho trovati casualmente e io stavo andando proprio giù di qua, quindi mi è andata pure di culo. Te non potevi cadere nella lava, no eh? Va bene, ti ci metti. Sì, Madosca, che culo che c'hai. Vabbè, guardiamo quanti sono. Due. Ok, due. E poi? No, dai, solo due, no. Ti prego. Ok, tre. Perfetto. Quindi siamo, allora, siamo a 26 per ora. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34. Siamo precisamente più o meno a metà dopo un'ora di registrazione. Quindi non è che ci vuole un'altra ora per raggiungere un'altra metà, no, vero? Speriamo di no. Siamo anche 34 livelli, cerchiamo più che altro di rimanere in vita, quindi adesso mangio. Ah raga, lo scream mi stavo per scordare. Madonna, ma se non lo facevo era finita la cosa, cioè madonna mia, meno male che mi sono ricordato. Ragazzi, non ce la faccio più. Guardate, ne ho trovato un'altra ancora, cioè non un'altra ancora, cioè 2000 ne ho trovate in più, moltissime, le ho quasi esplorate tutte, guardate. Vi giuro che e non ci riesco, cioè è più di un'ora che sto registrando. Adesso non so se ve lo farò vedere con uno screen, ma c'è, cioè, chi se ne frega, anche se non ci credete, ve lo posso garantire. Poi penso che anche voi possiate capire comunque che ci vuole questo tempo qui di solito a registrare, cioè più che altro a registrare, a cercare di diamanti, ve lo giuro. Guardate, io mi sono appena buttato da qua. No, aspettate che mi serve dell'acqua però. Dosca, sono anche senza acqua, ma vaffanculo, vabbè. No, è acqua, il riflesso dell'acqua, perché mi fai sti scherzi? Oddio, c'ho le allucinazioni, vedi i diamanti dove non dovrei. Abbiamo il piccone con fortuna 3, raga, quindi magari potremmo trovare anche quasi una stacca di diamanti. E quindi nulla, spero davvero il video vi sia piaciuto. Adesso vi faccio subito vedere il mio bel ansolo qui, sempre fiero, con le belle patate, questa volta con le patate. Grazie finite per avermi seguito fin qui, lasciate sotto un mi piace per raggiungere i 1000, andate su Facebook a condividere il post che avrò messo del Minecraft Ita per far raggiungere più persone possibili. E raga, lasciate 10 milioni di mi piace, cioè anche i vostri amici, fateli mettere mi piace a questo video per raggiungere i 1000. E poi facciamo una cosa, se non bastano, se non arriviamo ad una stack, bruciamo tipo l'altra, tipo non so, mancano 20 diamanti alla stack, bruciamo i 20 diamanti che non so abbiamo da parte. E quindi nulla raga, spero davvero vi sia piaciuto il video, qui da Ansole Dark è tutto, noi ci vediamo prossimamente nei prossimi giorni con un prossimo video. Mi raccomando, 1000 mi piace per questa roba impressionante. Dark è distrutto ma bella.